però la cosa invece che vi stava accennando Davide è che non so se sapete cosa sono i Voxer Days. Qualcuno ha mai sentito parlare dei Voxer Days? Ok, i Voxer Days sono la Devox, la conoscete? La Devox è probabilmente la conferenza più grande sulla parte di Java Virtual Machine che abbiamo qui in Europa. È iniziata ben 17 anni fa in Belgio, e quindi da lì poi si è creato questo network di conferenze. Adesso ci sono 6 Devox, anzi 7, che sono eventi di più giorni, conferenze con almeno 1000 persone e con almeno 2-3 giorni di durata. Appunto c'è quella storica in Belgio, poi c'è uno a Parigi, Londra, in Ucraina, in Polonia, in Marocco e negli Stati Uniti. E poi invece ci sono questi eventi di una giornata che si chiamano Voxer Days, che adesso sono una quindicina, però fino adesso in Italia non c'erano. Io ne ho organizzate, io sono uno degli organizzatori di quelli che facciamo in Svizzera, quindi da 4 anni ne facciamo una a Lugano, in Ticino, una a Zurigo, e un anno ogni due ne facciamo uno dentro il CERN. Quello è veramente divertente. Però insomma volevo fare pure qualcosa tra virgolette a casa mia in Italia, e per motivi, vi dico la verità, principalmente economici non c'ero riuscito qualche anno fa, e adesso ci riproviamo. E quindi sabato 13 aprile in Bicocca a Milano ci sarà il primo Voxer Days di Milano. Come vi dicevo, sono un network, è un evento internazionale, quindi di Voxer Days ce ne stanno in Germania, Inghilterra, in Lussemburgo, in Grecia, ma pure in Australia, in Canada, Singapore. Quindi è un network di conferenze internazionale. Proviamo pure noi a fare qualcosa in Italia. Che più c'è da dire? Siamo alla ricerca ovviamente di sponsor. Se qualcuna delle aziende per cui lavorate vorrebbe sponsorizzarci, contattiamoci offline e me lo dite. Siamo, la Call for Paper è aperta ancora per una ventina di giorni, quindi se avete voglia di sottomettere un talk mi fa piacere. La Call for Paper è aperta, però già abbiamo selezionato qualche speaker, così vi do pure un po' di nomi, se nel caso invece mi farebbe molto piacere ovviamente se volete venire alla conferenza. Avremo Holly Commins che farà la keynote, non so se la conoscete, una ragazza molto in gamba di IBM. Heinz Kapuz forse lo conoscete, è quello che fa la newsletter di Java Specialist. C'è Simone Bordet, che è il maintainer principale di Jetty, immagino che Jetty lo conoscete, e lui è veramente una persona super tecnica, parlerà di garbage, dei nuovi garbage collector che ci sono nella virtual machine, quindi ZCC e Shenandoah, se ne avete sentito parlare. Chi altro c'è? C'è Martin Thompson, spero qualcuno di voi lo conosce, lui è un guru dei sistemi distribuiti, quindi parlerà di quello. C'è Danilo Poggia, che è uno degli architetti del cloud di Amazon AWS. E c'è Luca Seder, che è un ragazzo molto in gamba che si occupa principalmente di database, principalmente relazionali, ma anche no, in Svizzera. E chi altro abbiamo selezionato? Chris Stallinger, che è uno dei chief architect di Twitter, e lui dirige il team delle persone in Twitter che hanno praticamente riscritto una parte di Graal, che è il nuovo compilatore ahead of time di Java. Non so se qualcuno di voi sente parlare di Graal. Graal è un nuovo compilatore per Java ed altri linguaggi. Praticamente quello che fa è fare le stesse ottimizzazioni che fa Hotspot, le fa a compile time, non a runtime, quindi le fa ahead of time
prima che parte la baracca, quindi quello che fa è tagliare il codice che non serve, ottimizzarlo e generare direttamente il codice macchina per il vostro, quindi invece di fare Java qualcosa, il prodotto della compilazione di Graal è un eseguibile e quindi questo è tipicamente molto importante per le situazioni serverless, perché il problema della virtual machine quando avete in un ambiente serverless non volete tirare su la virtual machine, fare una chiamata, una funzione e poi ritirare tutto giù perché chiaramente ci mette una vita. Invece così io adesso sto, io sono, no, per chi non mi conosce, sono il project lead di Truls, che è il rule engine di JBoss, di Red Hat. Sto rifattorizzando Truls per farlo compilare su Graal, perché Graal ovviamente ha delle limitazioni e quindi bisogna cambiare un pochino di cose. Proprio oggi ho la prima versione funzionante di sta roba qua, con una piccola proof of concept, però quella proof of concept lì, per fare una chiamata appunto tipica serverless, quindi tira su, fa la chiamata all'esecuzione delle regole, ritira tutto giù, normalmente ci metteva, per farlo sulla Java Virtual Machine classica, ci metteva un secondo e mezzo, occupava 100 mega di memoria. Adesso ci mette mezzo millisecondo e occupa 20 mega. Quindi siamo a parlare di sta roba qua, è una cosa abbastanza grossa. Ok, quindi direi che possiamo iniziare se non avete domande su questo. Ovviamente il libro non è importante, lasciatelo stare, ma la conferenza sì, se venite a trovarci ci fa tanto tanto piacere. Facciamo un pulmino da Napoli. Dai, fate il pulmino da Napoli, dai. Allora, partiamo? Vai, sono le Vado. 7, quindi vai. Ok, allora oggi invece di cosa vi voglio parlare? Chi c'era 2 anni fa quando sono venuto? Un po'. Giovanni. Ok, allora, 2 anni fa. In realtà avevo parlato di questa roba qua. Cos'è che ho fatto? Era una sessione di live coding per chi c'era, e quello che ho fatto è ho preso tutti i pattern della Gang of Four, o almeno i pattern principali della sezione dei behavioral pattern, e avevo l'implementazione scritta con la. Appunto l'implementazione canonica, quella descritta dal libro della Gang of Four, e l'ho riscritta in maniera più funzionale usando le lambda expression di Java che all'epoca erano fuori da poco. Prima di quello e dopo di quello ho fatto altri talk su quella falsariga, e quindi mi è sembrato però di che mio malgrado stessi dando questo messaggio qua, cioè sì, facciamo tutte con le funzioni, la programmazione funzionale è la panacea, la soluzione per tutti i mali, e quella object oriented non ci interessa più. Ripeto, ho dato probabilmente questo messaggio, però mi sono reso conto che in realtà non era proprio quello che intendevo. Non mi rimangio tutto quello che ho detto, volevo solo chiarire che l'object oriented e il functional programming non sono due cose in contrasto fra di loro, non sono l'uno o l'altro, sono due cose complementari, e l'idea di questo talk è cerchiamo di capire come usarle insieme o in che modo scegliere per un certo task quale delle due usare, di modo che prendiamo il buono di entrambi i mondi, no? Quindi, come vi dicevo, secondo me è stata creata una falsa dicotomia tra programmazione object-oriented e programmazione funzionale, e poi negli ultimi mesi mi sono guardato un po' in giro e ho visto che di false dicotomie in realtà ce ne abbiamo tante pure nella nostra vita di tutti i giorni. Ci stanno dicendo che i mercati vanno contro la gente comune, quindi io dobbiamo aiutare la gente comune o far contenti i mercati, ci stanno dicendo che gli immigrati sono contro i locals, quindi o facciamo contenti gli italiani o facciamo contenti gli immigrati, e
ci stanno dicendo che ci piacciono gli accordi internazionali, ci piace stare in Europa, oppure siamo ognuno sovranista, nazionalista, pensiamo ai cazzi nostri. Ci stanno dicendo che o facciamo le industrie, o facciamo prosperare le industrie, oppure siamo ecologici. Ci stanno dicendo dovete scegliere una di queste due cose, qual è quella che vi piace di più? E questo non è vero, non è vero. Ci sono un sacco di soldi, di industrie che fanno soldi con la green economy, facendo accordi internazionali si fa anche il bene del paese. Il modo migliore per fare contenti i mercati è la gente e far andare l'economia bene, e se va l'economia bene sono contenti tutti quanti. E ci sono dei casi in cui gli immigrati, soprattutto nel nostro profondo sud, ci stanno aiutando a ripopolare l'Italia e a pagarci le pensioni. Quindi ci stanno raccontando delle cose che, no, che non sono vere, che ci stanno raccontando delle cose con un punto di vista distorto, ok? E perché ci stiamo bevendo questo punto di vista distorto? Perché siamo pigri, perché il nostro cervello è pigro. Perché quando qualcuno ti chiede scegli A o B, tu che fai? Scegli A o B? Non pensando che potrebbe esserci un C, ma io non sto dicendo in questo caso c'è un C, sto dicendo che non deve essere 100% A o 100% B. Sto dicendo che probabilmente possiamo trovare una buona combinazione delle due cose, di modo da sfruttare i vantaggi di A e B. Ok? Scusate la parentesi politica, ma questa roba nel nostro lavoro succede esattamente allo stesso modo. Ci dicono dobbiamo scegliere fra database relazionale e database NoSQL. Ci dicono abbiamo monolite, dobbiamo fare tutto a microservizi, però non c'è un confine netto fra le due cose. Non è che questo è un monolite e quelli sono microservizi. Quanto piccolo deve essere un microservizio per essere micro? Dov'è il confine fra un mondo e l'altro? E perché non possiamo mixare le due architetture per quello che ci serve? Possiamo avere dei microservizi per alcune funzionalità, ma per altre nella nostra architettura non ha senso e ci conviene avere un bel monolite col suo database relazionale che sta lì e funziona da 40 anni e continuiamo a far funzionare così. Un'altra falsa dicotomia che è stata creata di recente è quella che fa riferimento all'intelligenza artificiale. Adesso si confonde tanto l'intelligenza artificiale con il machine learning, invece sono due cose diverse, nel senso che il machine learning è solo una sottoparte, un aspetto dell'intelligenza artificiale. Però io mi occupo, come vi ho detto, di tools, di motore di regole, e adesso invece i motori di regole non sono più tanto fighi, quello che è figo sono le deep neural network che imparano da sole. E però che succede? Che quando usiamo questi strumenti diamo in pasto a questo macinatore di numeri, a questo macinatore di statistiche, quello che ci succede intorno, e facciamo indovinare a lui quali sono le regole nel nostro business, che più o meno in molti casi funziona. Però cosa stiamo facendo quando facciamo così? Stiamo buttando via tutta la nostra conoscenza del business e stiamo dicendo alla macchina riscopritela tu da sola, che è sbagliato. Qual è l'effetto di sta roba qua? Che se io il mese scorso mi sono comprato il telefonino da Amazon vede che tra questo telefonino e altri 10 telefonini che vende, ovviamente c'è una forte correlazione statistica. Il giorno dopo mi arriva la mail di Amazon: siccome hai comprato il telefonino OnePlus, saresti interessato a comprare il Samsung o l'Apple? Ovviamente non c'è un cavolo di senso sta roba qua. Non pensi che se mi sono comprato un telefonino oggi, domani me ne voglio comprare un altro? Perché succede sta roba? Perché c'è una correlazione statistica fra questi oggetti. Se ci fosse qualcuno che avesse infilato dentro una regola di business con un fetente di motore di regola degli anni 80, che adesso non si usano più, ma
dove sta scritto: se il tizio ha comprato il telefonino, non provargli a vendere un altro telefonino domani, questo problema non ci sarebbe. Quindi, cosa vi sto dicendo? Che anche in questo caso, se si combinassero queste due tecnologie, probabilmente il risultato sarebbe migliore. E invece l'argomento, tra l'altro, di questa roba ci sto lavorando, iniziando a lavorare in questi giorni, sto cercando di creare un altro talk che si chiama Hybrid Artificial Intelligence, così vorrei cercare un poco di chiarire i concetti alla base di quest'altra falsa dicotomia. La falsa dicotomia invece di cui parlerò oggi, come vi dicevo, è quella tra l'object oriented e il funzionale. Allora, qual è il problema dell'object oriented? Che l'object oriented, quello che conosciamo noi, è sta roba qua, come vi dicevo, come vi ho detto nell'altro talk, quando vi parlavo dei pattern della Gang of Four, l'ho descritto in maniera funzionale. Vi ho parlato di sta roba qua e siamo tutti quanti, il nostro mindset, o almeno il mio, che faccio questo mestiere da più di 20 anni, è che quando sento parlare di object oriented penso a sta roba qua, o più probabilmente penso a sta roba qua, dove ci abbiamo i nostri delegate, singleton, provider, factory, vatte la pesca, e facciamo tutte queste sovra infrastrutture. Se vi leggete, non lo so, le API di Spring, leggete tutti questi nomi molto interessanti, ma la verità è questa qui. E questo signore, che si chiama Alan Guy, è quello che ha inventato il termine object oriented. Lui dice: ok, sì, ho inventato l'object oriented, ma di sicuro, quando ho inventato l'object oriented, di sicuro non avevo C++ in testa, e C++ è solo Java, è solo la trasposizione moderna di C++ dentro un ambiente memory managed, niente di più. Quindi c'è stata una grossa incomprensione, questo vi voglio dire. Abbiamo un mindset che ci fa pensare all'object oriented in certi termini, che però è il frutto di una grande incomprensione, perché quello che aveva in mente Alan Guy originariamente non è sta roba qua, che secondo me è più class oriented programming che object oriented programming. Quello che aveva in mente Alan Guy era Smalltalk, ovvero che cos'era? Ogni oggetto mantiene il proprio stato, questo stato è totalmente privato, e quello che fanno gli oggetti fra di loro è che si scambiano messaggi, ok? Quindi non ci sono problemi di concorrenza, ogni oggetto può solo modificare e lavorare sul proprio stato, e quello che può fare per cooperare con gli altri oggetti è scambiare messaggi. E se ci pensate, sta roba qua, per chi lo conosce, è l'actor model. Se conoscete H o Erlang, sapete che gli attori funzionano proprio così, quindi pure lì non ci siamo inventati niente di nuovo. Però la visione originaria dell'object oriented, magari adesso non ci lavoriamo più così, non lo lavoreremo più così, ma almeno, se non altro per motivi storici, teniamo presente che l'object oriented era sta roba qua, non Java C++. E quindi, come vi dicevo, ci sono un po' di miti da sfatare sull'object oriented programming, allo stesso modo ci sono un po' di miti da sfatare sul functional programming. Il functional programming non è una roba nuova, l'object oriented programming è nato negli anni 70, e il functional programming invece è nato con il lambda calcolo di Alonzo Charge nel 1936, quindi non è proprio roba di ieri, ok? E se ci pensate, Haskell è 5 anni più vecchio di Java. Pure qui, come vi dicevo, stesso discorso che vi facevo per quanto riguarda la dicotomia tra monoliti e microservices. Non c'è una cosa ben definita, non c'è una linea che dice fino a qua c'è un monolite, fino a qua c'è l'object oriented, e oltre questa linee ci sono i microservices e functional programming. Cos'è functional programming? Sto usando le lambda e questo è sufficiente perché possa dire che stia facendo programmazione funzionale,
oppure mi devo imparare tutta la teoria delle categorie e iniziare a usare monadi come un pazzo e solo a quel punto sto facendo programmazione funzionale. O qualcosa nel mezzo fra le due. Non c'è una linea precisa che dice cos'è la programmazione funzionale. Ok? In particolar modo, perché non c'è questa linea? Perché non è che la programmazione funzionale è l'opposto dell'object-oriented, le due cose sono complementari, possiamo usarle insieme e, come vi dicevo, prendere il buono o il buono rispetto al lavoro che sto facendo in quel momento di entrambi i mondi. Altro mito, la programmazione funzionale è difficile, questa è una cosa che ho sentito un milione di volte, sta roba è più difficile, non ho capito che cos'è una monade o un fundore, non mi entra in testa. Perché non ci entra in testa? Almeno perché io ho fatto fatica a farmelo entrare in testa? Perché, come vi dicevo, faccio questo lavoro da più di 20 anni e negli ultimi 20 anni ho fatto object oriented, quindi mi sono entrati a calci in testa che cos'è uno strategy pattern, che cos'è command pattern, che cos'è i factory abstract vatte la pesca, perché l'ho fatta per 20 anni. Quest'altra roba qua l'ho iniziata a vedere da poco, l'abbiamo iniziato ad usare davvero da poco, quindi è solo una questione più di familiarità che di difficoltà. Altro mito, perché spesso sento dire, specialmente in ambienti memory managed come Java, che la programmazione funzionale è meno efficiente. Ed è vero, perché è meno efficiente? Perché, come vedremo dopo, il mantra principale della programmazione funzionale è l'immutabilità. Quindi cosa si fa per aderire a questo modo di lavorare? Non muto in place i valori delle variabili che ho, è tutto immutabile, il che vuol dire che se ho bisogno di un nuovo valore devo semplicemente buttare via il vecchio e crearne uno nuovo. Ok? Questo in un ambiente chiaramente memory managed è deleterio. Uno, perché devo fare spazio per l'oggetto nuovo, due, perché devo dare tempo al garbage collector di buttare via quello vecchio. Questa roba qua è vera tutt'oggi, ma non è una cosa imprescindibile del functional programming, che così e ce la dobbiamo tenere così. Si possono fare tanti miglioramenti, tante ottimizzazioni che aiutano la programmazione, lo stile di programmazione funzionale. Prima di iniziare il talk vi parlavo di Graal. Graal fa tante analisi che HotSpot non fa, e se vedete l'allocazione di memoria, di lambda di programmazione funzionale nel mio software, ne scrivo tanto, ne uso tanto, se vedo i pattern di allocazione di memoria, chiaramente Graal è stato pensato 20 anni dopo il compilatore di Java e fa delle cose che HotSpot non fa, e quelle cose mi rendono anche la programmazione funzionale efficiente. Quindi non è vero che non è efficiente, non è e soprattutto non è compito del programmatore farla diventare efficiente. È come il programmatore scrive il codice che si capisce, è compito del compilatore fare in modo che quel codice, se non è scritto proprio da cani, sia anche efficiente. Ok? La programmazione funzionale è buona solo per roba matematica, non è vero. Se c'è tutto un filone di programmazione funzionale, che è il Reactive Functional Programming, che adesso se fate user interface, spero di voi che non le fate, ma se le fate avete visto che la programmazione funzionale ad eventi, con aggregazione di eventi, è uno dei mantra del nuovo Functional Reactive Programming. Ancora, o faccio solo programmazione funzionale o non la faccio e basta. Invece no, ancora. Non è un gioco all in oppure all out. Prendiamo i pezzi cerchiamo di essere pragmatici. Prendiamo i pezzi che ci interessano e parcheggiamo, mettiamo da parte gli altri. Ok? E questa è un'altra
cavolato, se faccio programmazione funzionale, allora il mio software, il mio programma è scritto bene e sono a posto. No, se scrivete da cani, scrivete da cani pure in programmazione funzionale, fidatevi. Ok, quindi cerchiamo adesso di dare semplicemente un po' di definizione. Ho cercato di darvi il contesto in negativo, nel senso di dire quali sono i miti di cui vogliamo un po' liberarci prima di andare avanti. Adesso andando avanti, appunto, definiamo un po' il nostro contesto. Quindi parlerò principalmente di object-oriented programming nel modo in cui siamo abituati, quindi un oggetto è un'aggregazione di dati e di metodi che dovrebbero lavorare su quei dati. Poi si sa che quando ci si fa prendere la mano vanno a lavorare su dati che stanno anche di là, ma non dovrebbe succedere. Il functional programming invece è una valutazione di funzioni che dovrebbero essere pure matematiche, quindi senza side effect, e la computazione descritta tramite la composizione di queste funzioni. Ok? Quindi qual è la differenza? Formalmente siamo abituati a vedere che la differenza è sta roba qua. Cioè in programma in object oriented io chiamo il metodo F sull'oggetto O. In functional programming io passo il valore O alla funzione F. Ok? Chiaramente, ovviamente, sta roba sono esattamente la stessa cosa, sono sta roba qua. In Lisp e quindi in Glossary scrivete sta roba qua. Perché? Perché F e O sono due facce della stessa medaglia. È una distinzione fittizia quello che stiamo facendo, ok? Sì, anche le funzioni sono dati. E se ci pensate, per esempio, l'algoritmo di MapReduce che ha reso famoso Google è basato proprio su quello. Come funziona il MapReduce? Io ho dei dati su cui lavorare e ci voglio lavorare in parallelo, e quindi che faccio? Posso scegliere di fare due cose: o piglio questi dati e li sposto sulle macchine dove ci stanno le funzioni che li processano, o piglio le funzioni che li processano e li sposto dove stanno i dati. Indovinate che fa il MapReduce? Siccome i dati sono qualche terabyte e la funzione su qualche kilobyte, cos'è che spostiamo? Le funzioni. Perché possiamo cambiare il nostro mindset e decidere di spostare le funzioni invece degli oggetti, dei dati? Perché sono la stessa cosa. Ok? Se vediamo questo punto di vista, capiamo come funziona il MapReduce, capiamo pure qual è il vantaggio di vedere funzioni e dati in maniera omogenea ed intercambiabile. Ok? In realtà c'è una differenza sostanziale però fra queste due notazioni, che non è questa, che è chiaramente la stessa roba. La differenza sostanziale fra queste notazioni è ovviamente il principale vantaggio della programmazione object-oriented, che è il polimorfismo. Ok? Quindi qual è il vantaggio del polimorfismo? Che usando il polimorfismo invece della decomposizione funzionale, vedremo tra un minuto che intendo, ma fatemi fare spoiler, fatemi anticipare un attimo. Usando il polimorfismo, io posso definire una decomposizione object-oriented facendo in modo che il chiamante non dipenda a compile time dal chiamato. Ok? Perché posso fare sta roba? Supponiamo di avere questa dei tipi di dati. Quindi abbiamo l'intero, l'oggetto addizione, l'oggetto negazione, e qui abbiamo delle operazioni che vogliamo fare su questi dati. Ci sono due modi di decomporre il problema. Uno è la decomposizione object-oriented. Quindi che succede? Procediamo in questo caso per righe, cioè ho l'oggetto int, e su questo oggetto int implemento i metodi eval, toString, asterisco e tutti quegli altri che
che eventualmente ci sono. Ok? Questa è la decomposizione oggetto-oriente. La decomposizione funzionale invece è tutto il contrario. Io ho una funzione, a questa funzione passo un dato e a seconda del tipo di dato io faccio due cose diverse. Ok? Vediamolo in codice sta roba qua. In object-oriented io faccio sta roba qua, mi definisco l'interfaccia, ok? E poi c'è una implementazione di quell'interfaccia che quindi ha quei metodi, definisce come vengono eseguite quelle operazioni. In programmazione funzionale invece sono costretto a fare sta roba, sono costretto, devo fare sta roba qua, ok? Adesso sto utilizzando la sintassi che abbiamo adesso in Java, che è molto verbosa, però non voglio che vi focalizzate su quella. In Java 12, quindi tra 4 mesi ci saranno le switch expression sperimentali, quindi quando userete Java 12, lo so che tu sei ancora Java 4, non ti preoccupare, ma quando userete Java 12 potete abilitare questo flag sperimentale per usare le switch expression, quindi non è, il problema non è la verbosità di questa tiritera di instance of, ma il problema è il modo in cui state facendo la decomposizione, ok? Quindi avete un'unica funzione a cui passate questo valore e a seconda del tipo del valore la funzione fa una roba diversa. Capirete bene che in questo caso se devo aggiungere un quarto tipo di dato, in questo caso dentro le funzioni, dentro l'implementazione della funzione devo avere una dipendenza compile time dal jar che contiene quella classe là. Semplice. In questa versione no, nel jar che contiene quella classe là ci sta scritto come implementa l'interfaccia che sta muovendo. Tutto qua. Ok? Quale di queste due cose è meglio? Nessuna delle due. Ok? Perché, ripeto, se non vi focalizzate sulla verbosità della sintassi che è incidentale di Java, le due cose sono in realtà non equivalenti, però complementari. Ecco. E posso trovare buoni use case per entrambi i tipi di decomposizione. Per esempio, se devo scrivere un parser o un compilatore, mi viene molto comodo usare il tipo di decomposizione funzionale. Se invece devo scrivere una user interface, mi viene molto comodo usare il tipo di decomposizione object-oriented, perché ogni bottoncino è componente della mia user interface. Spero di non doverne mai più scrivere un invita mia. Ha il suo comportamento attaccato vicino, ok? Quindi solito messaggio, solito morale della favola, non ci stanno i martelli che vanno bene per tutto, non c'è il golden hammer, se avete una vite ci date a martellate sopra, non funziona bene, scegliete lo strumento giusto per il task che state eseguendo, ok? Quindi abbiamo parlato di decomposizione, fermatemi se avete domande. Abbiamo parlato di composizione, il passo successivo, ho detto ok, ho parlato di composizione, qual è la prossima slide? Voglio parlare di composizione. E però ci ho provato e non mi è venuto bene. Perché non mi è venuto bene? Perché in realtà quello che intendiamo per composizione funzionale e quello che intendiamo per composizione object-oriented sono due cose totalmente non confrontabili. Quello di cui parliamo in programmazione funzionale è ovvio, ho la funzione f e la funzione g e la composizione è f g di x, ok? Quindi è totalmente ovvio quello di cui sto parlando in programmazione funzionale. Le cose diventano più divertenti quando invece si parla di object oriented. Abbiamo principalmente due meccanismi per fare composizioni in object oriented. Uno è la ereditarietà e la teoria ci dice che funziona così, poi in realtà quando iniziamo a lavorarci ci viene fuori sta roba qua, e l'altra che dovreste quasi sempre preferire invece è l'associazione, ovvero iniettare i collaboratori degli oggetti
possibilmente senza esagerare. Di solito per fare sta roba qua, come sapete, si usa la tepid disinjection. Attenzione che con la tepid disinjection certe volte iniettiamo la roba sbagliata, però quindi pure qua attenzione, ok? Quindi mentre sono riuscito a trovare un buon parallelo tra la decomposizione object-oriented e quella funzionale, per quanto riguarda la composizione le cose sono un po' più sfumate. Ok, vi ho parlato del principale vantaggio dell'object-oriented, che è il polimorfismo. Come vi anticipavo, il mantra della programmazione funzionale è l'immutabilità. Perché ci piace l'immutabilità? Perché se i miei oggetti non sono mutabili, abbiamo la trait safety gratis, non dobbiamo sincronizzare, mettere lock ai nostri dati che vengono acceduti in parallela più thread. Perché? Perché questi dati sono immutabili e quindi i thread non si passano i piedi fra di loro. Da cui ne deriva che è molto più facile parallelizzare un programma scritto con i canoni del functional programming. L'altra cosa è che l'altro vantaggio grosso che ho è il caching, perché se i dati sono immutabili non ho mai il problema di sapere quando la mia cache deve essere invalidata. Lavorando in questo modo, almeno per esperienza personale, è più facile ragionare sulla correttezza e sulla consistenza del codice, ed è più difficile fare errori, ok? Perché se il dato è immutabile, questo lo vedremo dopo con la referential transparency, ma se il dato è immutabile potete in testa a voi rimpiazzare la computazione che ha originato quel dato con il dato stesso e continuare da lì. Se col dato qualcuno ve lo cambia mentre le cose succedono, questa facilitazione mentale la perdete. Ok? In realtà, questa è una frase molto interessante che descrive molto bene la situazione di Michael Feders. Dice che il problema principale in generale della programmazione qual è? È diminuire la complessità. Controllare la complessità, diminuire, non siamo bravi, non ci riusciamo, ma almeno controllare la complessità. E la complessità deriva dalle cose che cambiano. E il modo che c'ha l'object oriented per controllare le cose che cambiano è incapsularle, mentre il modo che c'ha il functional programming è evitarle del tutto, per quanto è possibile. Ok? Però, aggiungo io, la cosa importante è questa qua. Non sta scritto da nessuna parte che se fate object-oriented programming dove tutto è mutabile come i pazzi e non si capisce niente e i valori delle variabili cambiano di continuo. Potete fare object-oriented programming e usare i principi dell'immutabilità. Ok? Qual è il passo successivo all'immutabilità? È, come vi anticipavo, quella che si chiama referential transparency. Ok? Quindi, cos'è la referential transparency? È un po' di più dell'immutabilità. Perché un po' di più dell'immutabilità? Perché non solo i valori sono immutabili, ma il calcolo di quei valori non comporta nessun side effect. Ok? Quindi che vuol dire? Che quando chiamo il metodo che mi ritorna quel valore che mi serve, non vado a scrivere su un database, mando un'email e roba così, quelli sono side effect. Ok? Perché mi piace se il mio codice è referential transparent? E prima di tutto, cosa succede quando non lo è? L'esempio canonico in questo caso è la distinzione tra come funziona la string e come funziona lo string bin. Ok? Qual è la differenza principale tra la string e lo string bin in Java? Che la prima è immutabile e la seconda no. Ok? Quindi io ho scritto più o meno la stessa roba, poi ho provato a rimpiazzare il valore, scusate, la computazione del valore con il valore stesso.
Quando lo faccio usando la stringa mi funziona come mi aspetto, perché? Perché la stringa è immutabile. Quando lo faccio con lo string builder le cose non funzionano più come mi aspetto, non posso più ragionare con questo appunto modo di ragionare la sostituzione, non posso più sostituire la funzione che calcola il valore con il valore stesso, perché? Perché succedono delle cose inaspettate come questa qua, ok? Quindi qual è il vantaggio? Qual è il vantaggio di usare la, per quanto è possibile, la referential transparency? Ci sono sia dei vantaggi dal punto di vista vostri, perché secondo me è più facile ragionare su quel codice là, ok? E ci sono anche dei vantaggi a livello di performance, perché un compilatore moderno sa sfruttare meglio queste sostituzioni implicite, ok? Non solo il compilatore sa sfruttarlo meglio, ma anche voi potete fare la stessa cosa. Perché? Perché per esempio se volete cacheare, fare una cache dei valori che vengono calcolati in maniera lazy, quindi che vuol dire? Che la prima volta che calcolo quel valore, il calcolo non l'ho mai fatto, il valore lo devo calcolare, se mi richiedono quel calcolo, il calcolo già ce l'ho, non lo devo rifare, lo vado a pescare dalla cache. Come la implemento sta roba qua? In Java 8, da Java 8 c'è un modo facilissimo, questa è la chiave, quindi è l'input al mio metodo, e questa è la funzione che trasforma la chiave nel valore, ok? Quindi quando io uso questo metodo qua su una mappa, la prima volta c'ho un miss, non c'ho quella chiave lì, quindi viene chiamata la funzione, viene calcolato, il valore viene messo con il reference a quella chiave. Faccio un esempio, allora dovete creare questa funzione del class for name, ok? Come sapete la reflection costa un sacco in Java, quindi qualcuno mi passa una stringa e io gli devo dare la classe che si chiama come la stringa che mi è stata passata. La prima volta faccio il class for name, la seconda volta la classe l'ho cacheata e gliela ritorno senza andare di reflection, e vedrete che le cose vanno molto più veloci. Perché posso farlo questa roba? Perché non c'ho? Perché questa operazione, il class for name, ha la trasparenza referenziale, che vuol dire che quando faccio class for name non scrivo sul log, non mando una mail, non faccio cose esterne a quel calcolo, ok? E perché questo è importante? Perché se ogni volta che io faccio un'operazione io la devo loggare, io non posso usare la referenza, questa tecnica qui, perché la seconda volta l'operazione non viene eseguita, mi viene ritornato il valore che è stato calcolato la prima volta, e quindi io la riga di log non ce l'ho più. Ok, facciamo un altro passettino avanti e un altro esempio di cosa mi dà fastidio quando vorrei usare di come mi danno fastidio i side effect quando vorrei usare la trasparenza referenziale. Io nel contesto di prima, quello che vorrei fare stavolta è che mi viene passata una stringa e voglio parsare la stringa e ritornare l'intero che rappresenta, a patto che rappresenti l'intero, ok? Quindi cosa c'è di sbagliato in questa roba qua? Voglio dire, perché questo è il metodo che voi avete in Java per fare sta roba, no? Cosa c'è di sbagliato in questa roba qua? Che purtroppo c'è un side effect. Qual è il side effect? Tira un'eccezione. Pure tirare eccezione è un side effect. Ed è un problema, ok? Perché è un problema? Perché se io chiamo sto metodo qua dentro, passandogli una stringa che non è un numero, mi becca un'eccezione. Non voglio sta roba qua. Cos'è che voglio? Voglio che in realtà, invece di avere questo metodo qua, vorrei che questo metodo in realtà avesse questa firma qua. Perché? Perché, parliamoci chiaro, una stringa che non può diventare un numero non è una cosa eccezionale. La maggior parte delle stringhe sono così, ok? Quindi non è un errore, una cosa eccezionale, una cosa che non mi aspettavo. Lo so che è così,
ah, non la posso trasformare in un numero, non ci sta niente da fare. E non è una cosa. Quindi cosa voglio fare? Voglio modellare questa roba qua in un modo diverso, come in questo modo qua. Cosa sto facendo? Sto cambiando il tipo di risultato, perché quel risultato potrebbe essere o non potrebbe essere un intero, è opzionalmente un intero. E se io ho questa firma qua, io posso usare la tecnica che vi dicevo prima, dove chiaramente a quel punto, con chiave stringa A ci sarà un optional vuoto. Ok, tutto qua. Quindi, messaggio qual è? Uno delle robe brutte, ma non sta scritto da nessuna parte che l'object oriented si fa così, ma una delle robe brutte che si fa nell'object oriented è usare eccezioni a manetta. Le eccezioni usatele solo in caso eccezionale. Ok, questo è il messaggio. Da un punto di vista di programmazione di un programmatore funzionale, un'eccezione è solo un vuoto multilivello che va a finire non si sa dove. Questo è. E i code non ci piacciono, lo sappiamo, no? Ok. Altro esempio, non so se avete mai visto questo esempio, l'ho fatto un po' di volte, però ve lo racconto di nuovo se non l'avete mai visto. Un po' di anni fa, un paio di anni fa, volevo dimostrare quanto era più bella la programmazione funzionale rispetto a quella imperativa, qui sotto un punto di vista ancora particolare, che è la separation of concept. Cosa vi voglio dire? Prima di tutto cerchiamo di leggere cosa fanno questi due pezzi di codice che fanno esattamente la stessa cosa. Sto leggendo un file di log, voglio tirar fuori da questo file di log i primi 40 errori, le prime 40 righe di errore, ok? Quindi per me una riga di errore è una riga che parte con la stringa error. Da questo file di log voglio tirar fuori i primi 40 errori. Quindi quello che faccio in maniera imperativa è chiaramente aprirmi il file, crearmi la lista dove andrò a accumulare gli errori, poi giro per il file, conto i primi 40 che trovo, man mano che li trovo li aggiungo alla lista e quando sono arrivato a 40 chiudo il file. Ok? E qua faccio esattamente la stessa cosa. Qual è la differenza tra questo e questo? Uno, ovviamente, è che uno è più conciso dell'altro, ma non è il punto principale. Il punto principale, come vi dicevo, è la separation of concept. Cosa vi voglio dire? Che in questa versione più funzionale e dichiarativa c'è una linea, quella rossa, che è quella che è preposta a gestire il file, mentre sta roba è sparsa in giro. Nella dichiarazione, nella versione imperativa, c'è una riga che fa il filtraggio per le sole righe d'errore, c'è una riga che limita i risultati ai primi 40, mentre sta roba qua è sparsa in giro. Quindi avete capito qual è la differenza, no? Se da 40 devo cambiare a 50, qua lo so dov'è, qua lo devo cercare, ok? Perché? Perché ogni riga ha il suo concern, ha la sua cosa di cui si occupa è solo quella, è solo in quel punto lì. Ok? E quindi che figata, che bella la programmazione funzionale. Bellissimo, ok? E poi il mio amico Simone Bordet, che è il ragazzo di cui vi dicevo prima, il maintainer di Getty, che tiene una capa così e gli piace di provocarmi, mi dice: ok, va bene, il tuo esempio è bellissimo, però io ho la mia esigenza è leggermente diversa. Non voglio le prime 40 righe, sì, scusi, voglio le prime 40 righe d'errore. Ma per ognuna di quelle righe d'errore, invece di solo quella riga là, voglio quella riga là e la riga prima. Che non è una cosa, se ci pensate, assurda, perché se c'è un errore, magari nella riga subito prima c'ho pure un indizio di perché mi sono beccato l'errore. Quindi per queste 40 righe, invece di avere 40 righe, voglio 40 coppie dell'errore e la riga che ha preceduto l'errore. Ok? Nell'esempio dichiarativo funzionale che vi ho fatto vedere prima, l'effetto è più o meno questo qua. C'ho la mia bellissima Coca-Cola buonissima e Simone mi ci ha buttato dentro la Mentos.
Ok, è così purtroppo. Cerchiamo di fare l'esercizio di Simone ancora una volta nelle due versioni, quella object-oriented e quella funzionale. Quella object-oriented, tutto sommato, ce la caviamo con poco. Se vi ricordate come era scritto quello di prima, questo qui è solo un delta più complicato, c'è una stringa in più che mi tiene la riga precedente. Quando le accumulo, accumulo quella corrente e quella precedente, ne tengo traccia quando faccio il loop. Insomma, ho cambiato una fesseria di qua, una sciocchezza di là, e tutto funziona. Purtroppo, la versione invece funzionale è un bel mal di testa. Perché? Perché mentre qua ho degli stati che mi porto dietro, mutabili, ma attenzione, questo lo voglio precisare, mutabili, ma la mutabilità è tutta qua dentro, non esce fuori. Quindi se due thread chiamano questo metodo qua non succede niente. Ok? Questo è importante. La mutabilità non è il male in assoluto, la mutabilità locale funziona benissimo ed è anche efficiente. Quello che funziona male è la mutabilità condivisa fra più thread. Ok? Qua invece che succede? Siccome ho il mantra dell'immutabilità, stavolta, e ve lo faccio vedere per dimostrarvi che non è tutto bianco e nero, ma certe cose che sembrano bellissime poi potrebbero ritorcersi contro. Cosa devo fare qua per fare la stessa roba? Prima di tutto, mi devo parsare il file e crearmi delle coppie. Ok, quindi qua che sto facendo? Mi sto facendo una prima passata del file e mi creo delle coppie, dove ogni coppia è la riga e quella successiva, la riga e quella successiva. Ok, poi dopo però, e qua mi sono già fatto tutta una passata. Da questa passata ottengo una lista, mi devo ricreare un secondo stream. Ok. A questo punto posso fare le operazioni di filtraggio e di limitazione che vedevamo prima, però ho di molto peggiorato non solo la leggibilità, chi se ne frega, ma ho di molto peggiorato le performance, perché se ho un file lungo una quaresima, la versione precedente, quella di Java, è anche questa qua, capiamoci, è anche questa qua per la laziness degli stream. Alla quarantesima linea d'errore che trova si ferma, non continua ancora a leggere il file. Sta versione qua invece, a parte essere più complicata e a parte avere pure un poco di mutabilità dentro, mi ero dimenticato di dirvelo ed è brutta, ma la cosa più grave è che stavolta io il file, se c'ho 4.000 errori dentro, me lo devo leggere tutto e poi mi leggo solo i primi 40 errori, e non voglio fare questa roba qua, chiaramente, no? Una versione un po' migliore è questa qua. Allora, io non so per quale motivo in Java non c'è modo per zippare due stream, e quindi la funzione di stream me la sono dovuto scrivere io. Ci ho giocherellato un po', alla fine mi è venuta una cosa abbastanza elegante. Per zip cosa intendo? Non so se l'avete capito. Ho due stream, uno stream di A e uno stream di B, e poi c'è una funzione che, dato un A e un dato un B, me li fa diventare C. Quindi cosa succede? Che a questo zip gli do due stream, uno stream di A e uno stream di B, e mi ritorno uno stream di C, dove a coppie A e B vengono combinate con la funzione che gli sto passando per produrre lo C. Qual è il C che voglio produrre in questo caso? Chiaramente è semplicemente che gli passo, che ho due stringhe. Ho due stringhe e le voglio combinare per creare un array con due stringhe dentro. Ok, una tupla che in Java non ce l'ho. Allora, quello che faccio quindi, che cos'è? È crearmi due stream. A uno dei due gli do un offset null all'inizio. Ok, di modo che sto leggendo il file due volte, però uno dei due stream è sfalsato rispetto all'altro. Quindi quando si combinano fanno le coppie, una riga e quella dopo, una riga e quella dopo, una riga e quella dopo. Chiaro? Ok, quindi questa è la funzione che le combina, e quindi ho la mia tupla,
e poi a quella tubla di nuovo applico alla fine il filtraggio e la limitazione. Ok, sta roba qua è lazy, ma il file viene attraversato, è un po' meglio quindi, però il file viene attraversato due volte. Ok, fermatevi se avete domande. Vi ho fatto raccontato un po' di dicotomie, quindi il polimorfismo versus la decomposizione funzionale, vi ho parlato di mutabilità e immutabilità, vi ho detto che le eccezioni sarebbe meglio limitarne l'uso e ci sono altri strumenti che sono più comodi, come gli optional, le validation monad e roba così. Vi ho fatto un parallelo con un esempietto tra a questo, forse l'ultimo per me il più importante, perché diciamo tutti quanto è bella la programmazione funzionale dichiarativa, però grazie a Simone bisogna essere onesti e capire dove sono i limiti di uno e i pregi dell'altro. Quello che forse non vi ho fatto notare, ecco, che voglio dirvi però, è che è vero che tutto sommato sta roba qua, sapendo cosa è una zip function, se ci fosse stato lo zip negli stream di Java sarebbe stato un po' meglio, ma non è importante. È vero che sta roba qua tutto sommato brutto non è. Il problema però è che rispetto all'implementazione di partenza è una totale riscrittura praticamente, mentre in quella imperativa ho cambiato una fesseria di qua e una di là e ha funzionato, qua ci sono dovuto stare qualche ora per capire come riscrivere da capo quella roba là. Quindi pro e contro, ecco. Ok, altre dicotomie abbastanza comuni sono che una delle due cose stateful e l'altra è stateless, e questa è collegata a come anche facciamo delle computazioni asincrone con questi due paradigmi, quindi in un caso usando i thread e nell'altra i future, le promise o come mi piace chiamarla. E poi ci sono altri dettagli più sintattici, che sono la differenza tra l'utilizzo di statement o di expression e il modo in cui si preferisce la ricorsione piuttosto che l'iterazione. Ok, quindi vediamo pure queste ultime dicotomie un po' più velocemente. Qui che volevo fare? C'ho due funzioncine, due microservices, di cui uno mi va, chiaramente non ho fatto l'implementazione, ma immaginate che siano implementati. Di queste micro funzioni o microservice che dir si voglia, uno mi va a leggere sul database il prezzo in dollari di un prodotto che sto vendendo, e l'altro va a invocare un servizio di exchange rate remoto che mi dice qual è il fattore di conversione in questo momento tra dollari ed euro. Ok? Quindi se è votato, lo sto condividendo fra due thread e devo controllare in qualche modo lo stato. Però in questo esempio è banale, ma quando questo stato è sparso tra migliaia di oggetti succede quello che diceva Joe Armstrong. Io in programmazione funzionale mi serviva solo sta banana, però per tirarmi appresso sta banana mi sono tirato appresso la banana, il gorilla e tutta la foresta. Ed è quello che devo fare quando provo a contenere lo stato, perché questo stato magari è collegato a un altro oggetto che sta da un'altra parte, che è collegato a un altro oggetto che sta da un'altra parte ancora, e contenere tutti gli accessi diventa veramente difficile. Ok? Quindi rivediamo questa roba in programmazione. In programmazione object-oriented uso lo stato e uso i thread. Più in programmazione pure funzionale, invece quello che faccio è uso i future, i completable future, o se vi piacciono gli event loop e quella roba là, stessa cosa. Quindi che c'ho due computazioni asincrone che vanno su due thread diversi, e poi i valori risultanti vengono passati a una funzione che mi fa
l'analogo di quello che faceva lo zip di prima, mi piglio i due valori e me li metto insieme moltiplicandoli. Ok, qua non c'ho uno stato condiviso che, su cui più thread si vanno a pestare i piedi, ma è tutto stateless e quindi è molto più semplice. Chiaramente pure questo è un esempio semplificato, poi quando esagerate con i callback, con gli event loop, non so se avete lavorato, io non voglio, con Node.js, vi trovate a n livelli di callback in estate, vi viene quell'effetto là, eppure là probabilmente leggere che cavolo sta succedendo non è banale, ok? Altre due cosine, questa cosa l'ho aggiunta perché è molto interessante se venite da altri linguaggi. In tanti altri linguaggi il concetto di statement non c'è, l'if non funziona così, l'if non è uno statement, gli statement sono, in Java ce l'abbiamo e la sintassi spesso ci costringe ad usarli, però riducono un po' la leggibilità e ci costringono spesse volte, vedete, alla mutabilità, perché qua ho messo l'esalto a null, poi gli ho dovuto cambiare valore. Ok, qua sto facendo la stessa cosa, invece di usare lo statement sto usando un'espressione. Quindi qual è la differenza? Lo statement fa un'operazione, un'espressione mi ritorna il risultato per quell'operazione. Ok, e questo errore che chiaramente viene da C è evidente, tanto è vero per esempio che la nuova switch expression di cui vi parlavo prima, che sarà introdotta in Java 12, effettivamente è un'espressione, quindi lo switch ritorna un valore. In altri linguaggi, tipo in Kotlin, in Scala, l'if non funziona così, l'if ritorna un valore, che è quello che fa chiaramente qua l'operatore ternario al posto dell'if. Ok, quindi consiglio, quando è possibile, ma chiaramente qua dipende dalla sintassi del linguaggio che state usando, visto che sto parlando di linguaggi, chiaramente tutta la roba che vi sto raccontando stasera non si applica a Java solo e soltanto, ma si applica a qualsiasi linguaggio che utilizzate, perché queste sono le basi della programmazione. Quando è possibile, vi dicevo, almeno per gusto personale, ma ho cercato di spiegarvi perché, usate le espressioni invece che gli statement. Ultima cosa riguardo a questa dicotomia, questa è un'altra cosa che invece i talebani della programmazione funzionale tendono ad esagerare, ovvero l'uso della ricorsione pure quando non serve. Perché? Perché usando la ricorsione, come vedete, non c'è nessuna mutabilità, ok? È il mantra. Però, come vi dicevo, invece se avete della mutabilità qua dentro nel ciclo for di variabili locali che non escono dallo scope, che non sono condivise da più thread, chi se ne frega, usate l'iterazione, usate la ricorsione chiaramente, ma usatela quando ha senso usarla, ok? Pure perché con questo vi porterete un po' più lontano, pure perché Java non c'ha la call optimization, quindi se fate le ricorsioni molto lunghe poi vi beccate uno stacco per flow. Dal punto di vista più ancora ad alto livello, ho trovato sto blog, che poi erano veramente tre frasette interessanti, che l'autore diceva che James Cook si chiama, diceva che secondo lui ok, era d'accordo col mio punto di vista, mischiamo due. In particolare, diceva lui, usiamo il functional programming in SMAL nel calcolo delle funzioncine, usiamo i principi del functional programming lì, e usiamo l'object oriented dal punto di vista architetturale invece per orchestrare le due funzioni. Ha senso? Se vi devo dire la verità, ha senso pure tutto il contrario, ovvero usiamo la mutabilità locale degli oggetti per calcolare le cose locali e poi usiamo le funzioni stateless per orchestrare diversi oggetti. Quindi, che vi volevo dire qua? Non vi volevo dire questo sì, questo no, viceversa. Vi volevo dire che c'hanno senso entrambi questi punti di vista, secondo me, e questa è la dimostrazione che due paradigmi si compenetrano e possono convivere l'uno con l'altro tranquillamente. Ok, qual è la cosa che vi dovete portare a casa dalla serata?
ho parlato tante volte, come vi dicevo nei miei talk precedenti, di programmazione funzionale, ma il messaggio non era usate solo ed esclusivamente programmazione funzionale, perché quello che mi hanno chiesto non è quello il messaggio è questo qua, il messaggio è che usate il 100% di programmazione funzionale, di immutabilità, è da pazzi, non funziona. Ok? E non è manco utile, come quelli che fanno fate di le coverage dei vostri test. Se il vostro obiettivo è fare il 100% di test coverage, non serve a niente, non è quello l'obiettivo. Ok? Non c'è una bandierina che accende e vi danno il panettone. Ok? Non è quello, il discorso è essere pragmatici, il 100% non gliela fa. 98, 90, non 85 è già un limite ragionevole, quindi lui dice settatevi il vostro limite ragionevole, questo limite ragionevole dipende dalle vostre capacità, dalle capacità del team con cui lavorate e dal task che state sviluppando. Settatevi un limite ragionevole, lui dice l'85, l'85 è già abbastanza alto ma è ragionevole. E cercate di mantenere una coerenza a quel punto lì, che se ci pensate è la stessa cosa che ha detto Voltaire un paio di secoli prima: la perfezione è nemica del buon abbastanza. Ok, quindi recap, l'object oriented plus functional programming non è necessariamente sta roba qua. Quello che vi volevo dire e fare un parallelo fra i due paradigmi, non c'è una distinzione netta fra le due cose, e ormai non c'ha più senso manco dire questo è un linguaggio funzionale, questo è un linguaggio oggettorino. Java è un linguaggio funzionale, c'ha le lambda, sì, non c'ha i tipi astratti, magari li vorrei, però poi quando ce li ho con scala mi incasino, cioè non c'è una frontiera di qua è funzionale, di là no. Ok, non c'è il messaggio è: se sapete molto bene l'object oriented, come forse la maggior parte di voi stasera, studiate il funzionale. Se venite da Haskell e sapete molto bene il funzionale, studiatevi l'object oriented, cercate di essere pragmatici, cercate di mischiare le due cose, ed è molto importante essere poliparadigmatici, passatemi i termini, invece che poliglotti, perché qua tutti quanti dicono io programmo in JavaScript, in Scala, in Erlang, poi guardi il codice, cambia solo il linguaggio, ma come se scritto è uguale in tutti i linguaggi, non serve a niente quella roba là. Non sto nemmeno sfruttando le peculiarità e i vantaggi di quel linguaggio. Ok, io ho visto codice Scala che è identico al codice Java, non serve a niente quella roba là. Molto meglio scrivere solo ed esclusivamente Java, per esempio, ma avere più paradigmi in testi, quello funzionale, quello imperativo. Non vi ho parlato di quello, per esempio di un rule engine di rule che è ancora più dichiarativo, quello prolog style, se volete. Cercate di imparare più paradigmi, non più linguaggi. Questo è davvero il messaggio conclusivo della chiacchierata. Non sono mai andato lunghissimo, quindi non so se abbiamo tempo per le domande. Sì, c'è tempo per la domanda. Adesso c'è tempo per le domande. Scusate che mi ho aumentato un po' troppo. No, è stato. Ok. Io più che altro volevo chiederti se hai qualche altro esempio che puoi farci vedere dove tu stai facendo un mix tra object identico e functional. Magari anche tu. Non so, dovrei farti vedere delle classi interne di Truls, però a parte che sono open source, le puoi andare a vedere, però. Adesso in particolare non mi viene niente in mente, non so, un altro esempio carino forse è l'utilizzo della laziness, quindi quello che facciamo tipicamente in object oriented è che creiamo tutti i valori prima, poi li popoliamo, li mutiamo,
quello che succede in programmazione funzionale è che certe cose vengono fatte solo quando serve, ok? Il concetto di laziness, che se avete ancora un minuto allora vi faccio vedere dal vai, altro vai. Talk. Qual è il concetto della laziness? Ti avete presente di cosa sto parlando? Laziness vuol dire non computare un valore già spicoso, ma solo quando mi serve, ok? Che è un altro concetto molto comune in functional programming e molto poco in object oriented, ok? Ma se ci pensate, quindi che vuol dire? Che quando c'ho un metodo che prende dei valori, non calcolo quei valori prima di chiamare il metodo, ma eseguo il metodo e quando quei valori davvero mi servono, allora calcolo i valori. Ok? Che se ci pensate, come ragiona l'essere umano, soprattutto quelli piccoli, se avete dei figli, sapete, non so, mia figlia si chiama Sofia, per chi qualcuno di voi la conosce. Sofia, papà, hai messo a posto la cameretta? Sì, papà, tutto a posto. Ok, adesso vengo a vedere. In quel momento inizia a mettere a posto, non prima. Perché? Perché lei sta applicando la laziness, sta ottimizzando la computazione. Perché devo mettere a posto la cameretta se poi nessuno me la viene a vedere? Quando qualcuno davvero la viene a vedere, allora la mette a posto. Ok? E la laziness funziona esattamente così. Perché devo calcolare un valore se non mi serve? Quando mi servirà, lo calcolo, ok? Qua che volevo fare in questo esempio? Ho l'operatore ternario di cui vi parlavo prima e volevo fare un metodo che mimasse il comportamento dell'operatore ternario. Il metodo a prescindere, gli sto passando il valore a questo qua, però uno dei due non mi serve che lo chiami, ok? Perché ti sto parlando di questa cosa? Perché una cosa che mi capita di fare spesso